Dopo un lungo pressing da parte di istituzioni e vari organi di stampa, finalmente il Frecciarossa nel Salento è realtà. Ieri l'esordio ufficiale del collegamento Milano-Lecce-Milano. Il primo treno veloce proveniente da Milano è arrivato alla stazione di Lecce alle 14.06 ed è ripartito alla volta del capoluogo lombardo alle 15.40. I numeri fanno ben sperare. Buona l'affluenza di passeggeri che si aggira attorno al 60% per entrambe le tratte. I due treni che uniscono Milano a Lecce con la fermata aggiuntiva di Brindisi saranno attivi il sabato, la domenica e i festivi. Le promozioni non mancano e potrebbero agevolare ulteriormente il successo del Frecciarossa. Quattro livelli di servizio: Executive, Business, Premium e Standard. Pasti serviti al posto in Executive, Welcome Drink con quotidiano, in Business e Premium, sala meeting in Executive, dotata di un tavolo riunioni, 6 poltrone e un monitor HD 32 pollici collegabile al proprio PC per videoproiezioni, monitor in tutte le carrozze con informazioni e news di viaggio in continuo aggiornamento, portale Frecciarossa accessibile tramite rete Wi-Fi con servizi di intrattenimento, connessione internet e informazioni di viaggio. Due posti attrezzati per disabili che viaggiano su sedie a rotelle e due posti per accompagnatori e poi servizio bar-ristorante e fasciatoio. Il principale vettore ferroviario italiano percorre 1000 km in 8 ore. Per la sua attivazione la Regione Puglia e il Governo si sono detti disponibili a coprire eventuali perdite di gestione nella fase iniziale. Sui social network il governatore pugliese Michele Emiliano ha invitato i cittadini a prendere in massa il Frecciarossa in modo da convincere Trenitalia a estendere il collegamento per tutta la settimana. Parole di apprezzamento e di fiducia sono state espresse anche dal presidente della provincia Antonio Gabellone. Questo treno così essenziale e fondamentale potrà e non dovrà restare il treno della domenica, dice Gabellone, ma dovrà partire ogni giorno e arrivare ogni giorno da Lecce a Milano, come accade per le realtà del nord, e dovrà sfruttare radicali e importanti miglioramenti infrastrutturali sulla rete che consenta l'effettiva alta velocità non solo da Milano e sino a quando viene sorretta dai binari e dalla rete, ma anche sino al nostro Salento, abbattendo ulteriormente le 8 ore di viaggio, quasi 1 ora e mezza in meno rispetto al passato, con ulteriori risparmi di tempo. Soddisfazione anche da parte del parlamentare PD Salvatore Capone. Il primo giorno del Frecciarossa a Milano-Lecce va salutato positivamente, va dato atto al governo e al ministro Del Rio dell'impegno profuso in questa direzione. Le notizie sulle prenotazioni, per quel che riguarda i giorni di collegamento finora disponibili, dimostrano l'esistenza indiscutibile di una utenza interessata e disponibile, che non può che aumentare, soprattutto in vista di una stagione turistica che già si annuncia migliore della precedente e che Trenitalia farebbe bene a considerare e a sostenere.